amici, siamo Genova, Genova la bella. Oggi voglio farvi un video per farvi vedere le bellezze di Genova. La storia di Genova è di tante famiglie che hanno trovato un'unione tutti insieme nella stessa città. Quello che possiamo fare noi, in che modo? Com'è la storia di Genova? Tante famiglie che abitavano quindi sul golfo di Genova, che cioè, era il mare, diciamo, no? Il mare aperto, non è che già si chiamava Genova perché non esisteva Genova. Abitavano sul mare, sulle coste del mare, e si misero insieme. Perché? Proprio per stare tutti uniti, tutti insieme. Ed ecco, le famiglie unite, proprio quest'unione che dà la forza, la fraternità, la fraternanza, tutte unite, come nei tempi passati hanno creato una città, così possiamo essere uniti noi, una famiglia, una grande famiglia unita, come se fosse una grande città, una città globale naturalmente. Il bello di Genova. Genova la bella, Repubblica Marinara d'Italia, con tutto ciò che di bello c'è. Oltre al mare, le focacce, certo, e tutto quanto, io adesso ho notato, c'è luna e il sole nello stesso momento, cose che direte possono capitare, è bellissimo. Quindi vediamo il mare, la luna, il sole e le focacce, naturalmente. Allora, focaccia, questa me la mangio, me la pappo tutta. E poi, vi dicevo, sperando, allora, ok. Vogliamo vedere, sperando che non ci sia troppo abbaglio, ecco, il sole da una parte, tutto il porto, vogliamo vedere il porto, vediamo tutto il porto, campane, suoni di campane, è una città viva, i vari moli, chiamati anche ponti, e lì abbiamo la luna. Ecco, con questo suonare di campane a festa, veramente, si vede che dovevamo festeggiare qualcosa, dovevamo festeggiare il bello di Genova. Oggi ho portato i miei documenti, naturalmente, i miei scritti, i miei studi. Naturalmente, due pagine di scritti. Allora, bello, ancora il nostro porto, il nostro mare. Comunque ho fatto un po' di foto, spero adesso di non aver mosso troppo. Fate un po' di foto, quindi c'è anche il bello di poter vedere le foto, eh?
molto molto bello. Allora, come dicevamo, tutta la città, certo, volete vedere naturalmente i monti della città, solo i monti, naturalmente la privacy deve essere sempre rispettata. Avviciniamo un po' questi monti, sennò non si vedono. Ecco i monti. C'è traffico, però il traffico è distante, così noi possiamo vedere ciò che dobbiamo vedere. Togliamo lo zoom. Ecco. Il sole in questo momento è calato, quindi quelle cose incredibili ce l'abbiamo fatta appena in tempo poi per farvi poter vedere di qua il sole calato, la borsa c'è un po' naturalmente, ed ecco il nostro porto, la nostra Genova, sirene navali, campane e traffico naturalmente. Beh, lo sapete, siamo in città, però siamo sul porto, quindi un pochino distanti dal traffico, che comunque non è caotico, perché in effetti non ho trovato file di auto, così è scorrevole. Marzo 2014, Gennaro Gelmini, come vostro fratello, come se fosse tutti i fratelli vostri. Ecco, a volte certo dovrei essere professionale a tenere la camera bella ferma, non la cameretta, la camera, la videocamera, cameretta, vabbè, l'avete vista, c'è quel bellissimo quadro che ho. Ecco il nostro, poi ci metto un po' di foto in questo video, Genova la Bella, vedete Genova la Bella? Vi piace Genova la Bella? Ecco qui, Genova, un'unione di più famiglie, in una sola famiglia, grande famiglia che ha costituito una città, e così possiamo fare noi tutti, Genova, poi i monti, tutte quante le cose, perché Genova è mare e monti, Genova è città e campagna, perché ci sono anche i luoghi di campagna a Genova, c'è la campagna, c'è la città, ci sono i monti, c'è il mare, non manca niente. Come potrebbe mancare qualcosa una città così ben strutturata? Andiamo a vedere Genova dall'alto. Seguitemi, prendo la borsa. Siamo al Castello Galletto. Ecco, vediamo un po', ormai buio. Sempre che non ci lasciano dentro, devono chiudere. Ecco che bello, ragazzi, la luna tra le palme, la vedete la luna tra le palme? La luna tra le palme, sembra di essere veramente. Dove siamo? A Genova siamo!
Siamo a Genova. Ecco, nella borsa. Dovrei riuscire. Qua ero passato un po' di anni fa. Era un po' di anni che non venivo. Prima che chiudano, mi chiudono, faccio vedere un po' Genova dall'alto. Andiamo, dai che ce la facciamo. Per voi è tutto gratis, per me è una faticata, però me la godo io più di voi. Vabbè, scusate se posso permettermi così. Quella è la parte, no? Le strade, tutto. Casetta con la Pino Marittimo. E anche lì. Zoomiamo. Vi piace? Bellissimo, eh? Poi. Che ne dite? Bellissimo, Genova, eh? Bello. Allora io vi saluto, eh? Facciamo così, vi saluto, andiamo un attimo, andiamo qua, cari amici, Genova, 13 marzo 2014, giovedì, Gennaro Gelmini, tutto bellissimo, venuta sera, siamo a Castello Galletto, allora ve lo faccio vedere se posso perché orario di chiusura. Comunque Castello Galletto, bellissimo posto, andiamo a riprendere la mia borsa, panorama. Allora qui Genova, ok, Genova, la mia borsa la prendo, Genova, e poi vediamo di riuscire ad andare. Io ho preso tutto, io mi devo pure guardare indietro, no? Prendiamo una scorciatoia. Attenzione al filo, una scorciatoia, e andiamo nel nostro castello. Lì ci sono. Allora, il castello, vediamo se riusciamo a rapidi passi a farvi vedere il castello. Questa è la parte, vedete? Allora, una torre è qua, vedete? Una torre. E qui, benissimo, le grotte, cosa c'è scritto? E beh, per i pesci affinché i gabbiani non li mangino, ci sono i pesci rossi, tante belle sculture, guardate che roba, Genova ragazzi! Con tutta sincerità, perderemo i treni, ma tanto ce ne sono quanti ne volete, per tornare, venire a Genova, fare tutto. Quelle sono, allora, un'altra torre e la nostra dimora, il nostro castello. Un treno si sente in lontananza, potrebbe essere quello che abbiamo perso, noi prenderemo un altro, intanto stiamo a Genova finché ci pare e ci piace. Ecco, vedete che bello, bellissimo castello, dimora, ecco, castello, bellissimo, Castello del Galletto a Genova. E quella, si è mossa un po', è la luna, con cui concludiamo. È stato bello, bene, va bene.